Un'organizzazione transnazionale altamente specializzata nella clonazione di bancomat e carte di credito, operante nell'Abruzzo ma con base operativa in Bulgaria, a Sofia, con cellule operative in tutte le regioni italiane e in Germania, nel Regno Unito, in Spagna, in Polonia, in Olanda, in Svizzera ed in Perù, dove i malviventi andavano ad incassare il denaro delle carte clonate. Un giro d'affari da 36 milioni di euro che ha portato all'emissione di 70 ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dal GIP Giuseppe Romano Gargarella, di cui 55 eseguite. Di queste, 38 arresti sono stati portati a termine in Bulgaria, 1 in Olanda e 16 in diverse località italiane. L'associazione era fortemente radicata anche nel Teramano. Un'attività investigativa resa possibile dalla collaborazione tra Polizia, Carabinieri ed Europol, che è stata coordinata dalla Procura distrettuale antimafia dell'Aquila, è durata ben 2 anni. Sono stati registrati una serie di fenomeni, alcuni, parecchi dei quali verificatisi in Abruzzo, ma non soltanto in Abruzzo, perché come avete visto questa indagine riguarda un po' parecchi paesi europei. Questi fenomeni, segnalati, attenzionati dalle varie forze di polizia, sono stati poi valutati dalla Procura distrettuale dell'Aquila, che aveva avuto le prime indagini e i primi accertamenti su alcuni di questi episodi. Per portare a termine questo tipo di operazione ci è voluto più di un anno. Abbiamo calcolato che l'appropriazione indebita giornaliera si aggirava intorno ai 50.000 euro. Dunque, per avere un'idea dell'ammontare complessivo, basta moltiplicare questa cifra per il numero dei giorni e si arriva ad un totale di circa 1 milione di euro. L'operazione continuerà perché, come avete visto nel comunicato, alcuni membri dell'organizzazione criminale si sono rifugiati in paesi esteri e noi, in collaborazione con le polizie di questi stati, faremo in modo di assicurarli alla giustizia. On va pouvoir les arrêter dans les pays où ils se trouvent. Ci siamo trovati di fronte, come è successo anche in passato, a una serie di eventi apparentemente insignificanti, di manomissione di sportelli bancomat, e scavando su questi fatti ci siamo trovati di fronte a una vera e propria organizzazione criminale, appunto transnazionale, come diceva lei, cioè un gruppo eterogeneo dal punto di vista della provenienza geografica di criminali, in prevalenza bulgari ma anche italiani e rumeni, che erano estremamente mobili sul territorio mondiale. Effettuavano manomissioni di sportelli bancomat in tutta Europa, compresa ovviamente l'Italia, che è stato un po' il punto di partenza di questa operazione, e che invece andavano a intascare i proventi illeciti attraverso le carte clonate, effettuando spendite in frode in paesi del Sud America e del Centro America. E abbiamo iniziato a monitorare dei bulgari che avevano affittato un'abitazione sul litorale Tirrenico, vicino Roma. Seguendoli, controllandoli, abbiamo visto che avevano sempre itinerari, facevano ricognizioni che portavano sempre in aree con sportelli bancari. Finalmente riusciamo a prendere un loro GPS, lo analizziamo, un navigatore, e troviamo registrati tutta una serie di destinazioni che coincidevano con sportelli bancari. Abbiamo iniziato quindi una serie di attività di intercettazioni, di pedinamenti soprattutto, che ci ha portato per tantissimi weekend in giro per il Lazio, per la Toscana, per l'Umbria, e lì puntualmente riuscivamo a trovare questi 2, 3, 4 personaggi che con autovetture cariche di skimmer, che piazzavano il venerdì pomeriggio sera dopo la chiusura delle banche, si fa, per recuperarli la domenica notte.